Buonasera, oggi parliamo di una poesia che secondo me, l'aspetto da assediato, è sabato 14 marzo, sto per andare a letto e ovviamente Firenze è tutta una città sotto assedio, sembra, o perlomeno un assedio invisibile. Quando ci incontriamo per strada, ci guardiamo come nemici, perché ognuno di noi può essere un nemico di un altro. E mi è tornata in mente una poesia di Cavafis. Ora le librerie sono chiuse, quindi neanche vi dico andate a comprarlo, ma Costantino Cavafis, questa edizione Burro. L'edizione Einaudi è meglio, ma io non ce l'ho qui, tanto va bene lo stesso. La poesia si chiama Troes o Troiani. Cavafis riprende il mito greco, ma lo riprende attualizzandogli, facendo dire cose che nel mito greco ovviamente non ci sono. Tutti sanno che ovviamente la guerra di Troia, 10 anni d'assedio, eccetera, eccetera. Ma la guerra di Troia, 10 anni d'assedio, sono ovviamente un pretesto per Cavafis in questa poesia che andiamo a leggere. Ora, il mio greco moderno non è che sia questo grande spettacolo. Troes. Ini prospaties maston si forias menon. Ini prosapaties massanton trochon. Commati catortonume commati. Perniume panomas mici archisume. Nacume tarros che cales elpides, ma panta cati, veni che mas stamata, o Achilleus tintafron en prostamas, veni che me fones me megales mas tromasi. Avanti, in i prospaties massan o sonton trohon. Tarriume posme apophasi catolmi, tallaxiume tistiches tin catafora, chexo ste cometa nagonistiume. Allotani megale crisi elti, itolmi capophasis mas caconte, tarratte tarratete ipsichis mas paralie. Paralii, scusate, cologira capatatiche trecume, zitontas na glitosiume metin figi. Homos iptosis masine veveia, epano, statiche archisenide otrinos, ton imeron mas anamnesis klein kestimata. Picraia masso priamos chi ecavi clene. Ora, il mio pronuncio del greco è talmente orribile che se mi sento un greco viola tutti i divieti, mi viene a picchiare. Ma insomma, il greco moderno non è che sia proprio. Naturalmente su YouTube forse la trovate, Troiani, letta da un greco. E questa è la traduzione di Massimo Scorzone, che l'abbia tradotto tutto lui, e leggiamo in italiano. E la poesia ovviamente è sui Troiani, che sono assediati dai greci e di Achille ed Ettore. E come sempre in Cavafis si riprende il mito greco, come per esempio in Itaca, e si trasforma per fargli dire qualche altra cosa. In realtà Itachi si parla di Ulisse, ma tutti noi siamo Ulisse. Questa è la situazione opposta. Mentre Itachi è il viaggio di Ulisse che rappresenta la vita dell'uomo, qui è una situazione claustrofobica che è molto presente in Cavafis, che è sempre vissuto, scusate, ad Alessandria d'Egitto si è spostato, è andato anche in Grecia, ad Atene mi sembra, e vari altri posti, ma tendenzialmente la sua città era una sorta di prigione
prigione amata, ecco, una sorta di luogo di reclusione, ma amato. Leggiamolo in italiano. Troiani, in realtà lui, pur essendo greco, si identifica con i troiani perché lui si sente un po', sente Alessandria, che è una città a maggioranza araba, ovviamente, dove lui è greco e quindi è straniero ad Alessandria, ma che è la sua città. Ma se tornasse in Grecia, lui si sentirebbe ancora più straniero. Ci arrabattiamo noi altri disgraziati, ci arrabattiamo noi come i troiani. Un poco di successo, appena un poco ce ne arride, subito iniziamo a nutrire baldanzosi rose e speranze. Però ogni volta ad arrestarci capita qualcosa, sul vallo innanzi a noi si leva Achille, strepitando ci atterrisce. Ci arrabattiamo noi come i troiani, in i prospati es massa ton trochon. Tariume, prendiamo coraggio, decisi animosi a contrastare il fato ineluttabile. E usciamo in campo aperto e combattiamo. Ma quando poi giunge l'ora cruciale, animo e decisione ci abbandonano. Ci trema il cuore in petto e ci si agghiaccia, ed eccoci lungo le mura a correre, cercando la salvezza della fuga. Zitontas, zitontas, na glitosiume metti in fighe. Fighi, scusate, fighi. Pure la disfatta è certa, al sommo delle mura intona già il lamento, si intona già il lamento, al rivelare gli affetti i giorni nostri piangono, amaramente Priamo piange con Ecuba per noi. È ovvio che è la scena classica del duello tra Achille e Ettore, e ovviamente se Cavafis avesse detto questa cosa molto semplicemente, sì, sarebbe stata una rievocazione così come i Spartani alle Termopili, ma in fondo niente di particolarmente eccezionale. In realtà il nostro Cavafis dice nell'inizio della poesia: arrabattiamo noi altri disgraziati, ci arrabattiamo noi come i troiani. Cioè il paragone, la similitudine è noi e i troiani. Che se permettete è una similitudine piuttosto strana, a parte che lui è greco, ma insomma, chi se ne frega, insomma, è ovvio che io lo aspetto un po' da troiano stasera da assedio. Ma è il senso della vita che è assediata dalla morte. Il cavallo di Troia, che potremmo, il paragone oggi si impone in maniera impone in maniera abbastanza limpida, penso che sia comprensibile a tutti. La vita è un'eccezione, la morte è intorno e la morte cerca l'assedio della morte, cioè noi siamo come una città assediata da mille minacce, a volte imprevedibili. Achille, Ulisse, che sono in questa poesia, non sono tanto personaggi del mito greco, sono le minacce della vita. Chi ci avrebbe detto un mese fa che saremmo stati tutti chiusi in casa per un mese? Nessuno, almeno, poteva prevederlo, o forse sì, si poteva prevedere, ma questo è un altro discorso, lasciamo perdere. Quindi alcuni eventi sono come Achille, che Ettore esce fuori baldanzoso, sperando nella vittoria, e in realtà Achille è l'imprevisto, è qualcosa che ci atterra. È la disperata, lotta della vita contro la morte. Che è una lotta destinata alla sconfitta. Non è una poesia molto ottimista questa, ve lo dico subito, perché se qualcuno pensasse fosse una poesia ottimista, no, non è ottimista, quindi è una descrizione disperata della vita umana. Ora, non credo avervi tirato su, ma secondo me la poesia ci fa capire molte cose che sono dette nella poesia, che noi quando viviamo ci viene in mente questa parola. Ah, però a Cavafis l'aveva detto, come nel pasticciaccio brutto di Via Merulana, in cui appunto il dottore in cavallo, credo si chiamasse, a volte diceva delle frasi che poi molto tempo dopo la gente si ricordava. Ah, ma l'aveva detto il dottor Ciccio in cavallo, ora non mi ricordo, scusate. Ho letto il pasticciaccio brutto di Via Merulana
abbastanza di molti anni fa, ma questa è una poesia, vedete, come Cavafis, come in Itaca, potremmo leggere Itachi, ma mi sembra l'ho già letta. In Itachi, il mito di Ulisse e il viaggio della vita, che si snoda, e Itachi è la fine della morte. Sì, la morte torna sempre nella poesia, perché la morte è... sono due temi della poesia, l'amore e la morte. Sono i due temi fondamentali della poesia greca, no, antica, moderna, latina, Catullo, Saffo, Baudelaire, Rimbaud, sono tutti temi della poesia. Questa visione all'assedio in cui Cavafis sembra, ma ammicchia in realtà Achille, è solo una minaccia che può coglierci di qualsiasi cosa, lasciamo perdere il coronavirus, ma io esco di casa e mi investo un furgone, e quel furgone che io non avevo previsto è Achille. E i piani dell'uomo e la... Il nostro Cavafis ci vuol dire che l'uomo, per quanto possa progettare tutta la sua vita, arriva sempre un Achille, un Ulisse, che tra l'altro il cavallo di Troia è il simbolo perfetto del virus, no? Il virus cos'è? Un qualcosa che entra dentro e ci distrugge. È forse la simbologia più perfetta del virus è il cavallo di Troia, tanto che anche nei... Il linguaggio di computer si chiamano Troia, no? Quei virus che entrano dentro il computer lo distruggono. Troia in realtà è un, andrebbe detto, un cavallo di Troia, nel senso che Trojan, nel senso di cavallo di Troia, nel senso che troiano in realtà è l'assediato. Quindi il cavallo di Troia è qualcosa che ci minaccia la nostra organismo, la nostra, il nostro equilibrio che noi troviamo con la vita, no? Cerchiamo di trovare sempre un equilibrio con il mondo esterno, che però c'è sempre un Achille o un Ulisse che ce lo minacciano. Ora, io non credo avervi... Se avete tempo e avete a casa ovviamente le poesie di Cavafis, vi consiglio anche di leggerle, perché non è lettura... una lettura da fare in questi giorni in cui siamo chiusi in casa e quindi possiamo... Io sto leggendo da fumetti. Anche andarli a comprare diventa un problema, quindi sto leggendo varie cose. Una di queste è La vita di Nicola II, lo zar di tutte le Russie. Vita interessante, qua per esempio, personaggio interessante, ma parla dello zar di tutte le Russie. Questo è poi Pitagora. Pitagora, questo lo comprai in edicola prima, quando si poteva, mettere. Ed è una vita di Pitagora. Non vi dico neanche consigliare di andarlo a riprendere, forse speriamo con l'estate di uscire tutti e di Silvio Maracchia. Pitagora è una figura affascinante, ma io ho parlato oggi di un greco moderno che è Cavafis, che è nato ad Alessandria d'Egitto, no, anzi, Alessandria d'Egitto nel 1863. E vi è morto nel 1933. Credo sia nato Alessandro d'Egitto, no? Ha viaggiato, sì, ha viaggiato, ma in realtà appunto la sua, le sue, ad Alessandro d'Egitto, al secondo piano, nella casa della signorina Rue Sherif Pascià. Nasce Costantinos, detto Costis, in greco Costa, tanti greci si chiamano Costa, è l'abbreviazione di Costantino. Petro Fotiatis Cavafis, ultimo di 9 figli, uno dei quali un bambino e una bambina, deceduti in tenera età. Di Petros Ioannis, cioè, nasce per... E va bene, non è che parliamo della vita di Cavafis, la vita di Cavafis, la sua omosessualità, la sua... il suo essere sempre straniero per qualcosa. C'è un poeta greco moderno, ovviamente, ma che è stato anche spesso contestato dai poeti greci contemporanei, Rixos, per esempio, che è vissuto dopo, una generazione dopo, Rizzos, che vive al tempo dei, vissuto al tempo dei colonnelli, ovviamente era, ed era di Patrasso, che è nella parte occidentale della Grecia. È ovvio che mentre Rizzos e altri poeti sono poeti che sono greci e parlano greco perché vivono in Grecia, quindi Cavafis è nella comunità greca di, sì, di Costantinopoli, di Alessandria, ma è uno che parla un greco letterario, comunque
e che è molto influenzato dal greco antico, quindi veniva accusato di non usare un buon greco, cioè di un greco troppo letterario. Io mi sembra averlo già paragonato ad Annunzio, e il paragone non è del tutto infondato, ovviamente. Ovviamente mutatis mutandis, questo sa va san dire. Però possiamo dire che è un poeta che certamente è il poeta più conosciuto fuori dalla Grecia dei non greci. Alla fine i greci, anche della Grecia, lo hanno dovuto accettare in quanto è certamente la gloria nazionale moderna più, cioè, voglio dire, Itachi la conosco da San Francisco a Singapore, mentre ovviamente Rizzos, anche quando erano aperte le librerie, vi sfido a trovare un libro di Rizzos, di poesie di Rizzos, che pure è un poeta altrettanto grande, per motivi diversi ovviamente. Potremmo, i paragoni sono ovviamente quel che sono, e quindi tanto al chilo, ma Cavafis potrebbe essere un D'Annunzio e Rizzos un Pasolini. Ora Cavafis con D'Annunzio non ha nulla a che fare, ma dicevo per questo suo tono aulico, l'uso del mito, anche se appunto Cavafis il mito lo usa in maniera un po' diversa, cioè Cavafis usa il mito, ma lo stesso faceva anche D'Annunzio in realtà, per parlare di cose moderne, solo che D'Annunzio era anche un poeta guerrafondaio, che Cavafis ovviamente no. L'omosessualità di Cavafis potrebbe sembrare un... In realtà D'Annunzio secondo me ha qualche elemento in questo caso. La sua idiosincrasia, cioè le donne le amava D'Annunzio, ma non avrebbe mai vissuto con una donna. Si creò un piccolo harem al Vittoriale, ma non ebbe mai un rapporto di parità con qualcun altro. L'estetismo, in realtà, questo accomuna Cavafis certamente a D'Annunzio, perché in realtà vivono nella stessa epoca, ecco. D'Annunzio muore nel 39, 38, 37, 38, prima della seconda guerra mondiale, comunque. Mi sembra nel 37, 38, però non sono sicuro. Comunque cercate su Wikipedia. E Cavafis muore nel 33, quindi insomma siamo lì. Sono due percorsi estremamente diversi, ma è anche interessante, ecco, se avete qualche briciolo di tempo. Sono poesie che appunto Oso Boris, per esempio. Oso Boris vuol dire per quanto puoi. C'è sempre questo senso di impotenza in Cavafis, impotenza a raggiungere qualcosa, o qualcosa che raggiunge sempre imperfettamente. Chiandem Boris Nakamis, tinso isu opos ton tintelis, tuto prospatisi, tu lachiston. Oso Boris, mitin exvetelisis, mestin polis sunafia, tu cosmu, mestes polis kinisis, qui omilies. E se non puoi vivere la vita come vuoi, e questa è sempre l'impotenza, abbiamo visto i troiani assediati dentro la città con Achille che appena escono li ammazza, e siamo noi, questa metafora. Dice, se non puoi vivere la vita come vuoi, e questo noi oggi siamo, per esempio, sforzati di fare questo almeno, per quanto puoi. Sta attento a non svilirla in troppe relazioni con la gente. In troppe faccende, in omilies, chiacchiere, omilia, da cui omilia, no? Ma in greco vuol dire chiacchiera, in greco moderno ovviamente. Min tin exeftelisis, perontastin iurisontas sic na cectentostin ston skeseon ket ton siuna nastrofon tinca timerinin anoisia. Ospunarini, Samia, Seni, Fortichi. Sta attento a non svilirla e a colportarla in giro spesso, col contaminarla,
tra le fatue cortesie, tra le banalità di queste quotidiane insensatezze, finché ti annoia al pari mia Xeni Fortichi. Xeni Fortichi, sì, Xeni vuol dire straniera, ma Fortichi potremmo dire prostituta, ecco, la vita diventa, è come qui da traduttore un po' si è peritato, ma secondo me andrebbe tradotta tu la vita come una donna amata che ti diventa una prostituta, ecco, questo è il senso vero di questa poesia. Fortichi è un po' questo il senso, ma insomma va bene. È questo senso di impotenza che si ritrova, certamente Calafis no, non è sempre così, sta botta di vita, insomma, si ammassa e botta di vita, c'è cioè Calafis, però è un poeta veramente, veramente, ecco, io ho letto Troes, Troiani, mi scuso se ci fosse tra i miei 25 spettatori un greco moderno, ma io sono solo un greco. Direbbe Cavafis, un greco d'Occidente, che c'è una bellissima poesia, i greci d'Occidente hanno mai perduto la lingua originale, insomma, ogni tanto qualche parola gli ritorna, ma insomma, è ovvio che. E questa metafora è la metafora anche di Cavafis, che è un greco, anche lui d'Occidente, che parla sì greco, ma è una città araba, quindi non è che poteva andare a fare la spesa in greco, parlava inglese, infatti scrisse le prime poesie in inglese, credo, ma non ci giurerei. Che vi saluto con un greco moderno e un greco antico, Pitagora, Pitagora, Buddha, la metempsicosi, il buddismo e tante altre cose che potete approfondire nelle vostre case in questi giorni di assedio. Ci siamo assediati, come i troiani. Aspettiamo che Achille si stanchi o che il dio Apollo, che Apollo è un dio ambiguo. Perché da una parte dà la luce, ma Apollo è legato al verbo apollumi, distruggere, quindi è infatti all'inizio dell'Iliade è lui che uccide con le sue frecce e ci ritorna sempre la peste, perché se parlassimo di peste dovremmo iniziare l'Iliade, primo poema dove c'è la peste, solo che lì si capisce male che è una peste perché il dio Apollo che con le frecce colpisce gli Achei è in realtà una pestilenza e quindi si capisce male che sta parlando di peste il buon Omero. Quindi è il dio che provoca la peste, è però anche il dio della luce e del sole. Quindi. Ma qui entreremmo in un ambito nicciano che direbbe sempre Jack London, ma questa, come direbbe sempre il buon vecchio Londo, è un'altra storia. Vi auguro a tutti di non di passare questi giorni che vi. E leggendo appunto qualcosa, non abbuffatevi come. Io vivo a Mozzarella e faccio una vita eremitica, buddista. Ormai sono vita eremitica buddista e quindi va bene. Quindi nutrite, sì, nutrite il corpo per carità, perché, però tanto bisogna che fa, anche io faccio un giro. Non è che vivo a Versailles, quindi quando ho fatto il giro di quattro stanze sono a posto. Quindi. Visto che le necessità di movimento non sono poi amplissime, e quindi sì, se si esce, vabbè, potremmo anche parlare. L'unica cosa che vi dico è che a Firenze, se siamo tornati a una Firenze del 1800, in cui a Firenze sono deserta, non c'è nessuno. Cioè, mentre nella periferia la cosa può sembrare un po'. Ma il centro storico così deserto, io non me lo ricordo, non ho idee, cioè è una cosa per me completamente nuova. Cioè il centro storico, no? Così deserto io. Ma. Sembra la Firenze di Collodi. Sembra quando esce, quelle poche volte esce un certificato, che poi io per buttare così di sudicio. A 20 metri a portare il certificato e qui entriamo in Manzoni, ma c'è gente che è partita da Milano, è andata in Puglia. Non so che certificato avessero, nel senso io, il certificato bello, chi ha dato? Il governatore di Milano spagnolo. Vabbè, qui dobbiamo parlare di Manzoni, ma Manzoni è forse parlerò dei Promessi Sposi, ma.
un altro.